Senta, invece uscendo un attimo dalle aule di giustizia, appunto, che città vede 7 anni dopo il terremoto, vivendola, insomma, frequentandola in lungo e in largo? Beh, insomma, io innanzitutto non appartengo alla categoria di quelli che continuano a piangere. Io in realtà non piangevo neanche prima, perché il piagnisteo all'Aquila è una vecchia malattia, non è? È chiaro che quello che è accaduto ha determinato un fasello incredibile, no? Però che la città sia morta, come qualcuno voglia dire, non è vero, perlomeno io questo. Il problema forse si porrà quando questo rigoglio di attività sarà finito. A quel punto quale sarà la vocazione? Non lo so, questo però non sta a me dirlo. Io non... A parte che ho fatto un compleanno importante, però... sicché potrei disinteressarmi al problema, ma però se ci penso è chiaro che vedo difficile, diciamo, una... prospetticamente non riesco a immaginare. Continuo a essere dell'avviso che la città oggi è una città. Come si può, è una città strana, no? Senza un cuore vero, no? Però è diventata una città per abitudini, per tempi, per traffico, per... Sembra di vivere in una grande città, no? Perché io credo che questo sia vero, eh? Che poi non abbia i requisiti della grande città, e vabbè, questa è un'altra storia. E quindi questa tendenza, secondo me, sarà dura da eliminare. Ossia, chi abita fuori, secondo me, avrà interesse a restarci, non so. Tutto questo delirio del ritorno in centro, a parte che prima in centro io ci vivevo, eravamo 10.000, su 70.000 persone eravamo. Quindi questa cosa che si deve ripopolare, boh. Non è detto che... Ma sì, tornerà quelli di prima, ci torneranno gli studenti, ma già ci stanno, si vedono, no? Pochi, vabbè, però insomma non è che proprio non ce n'è, non è vero, no? Oh, poi ripeto, io sono un osservatore così casuale, non so, non mi metto lì a fare il sociologo, non mi compete. Vedo comunque che prospetticamente non so dire, sicuramente è un compito pesante per chi ci amministrerà. Ecco, a proposito di questo, lei 10 anni fa poteva essere lo sfidante del sindaco, poi che è stato per 2 mandati, Massimo Cialente. Alla fine di questa lunga era, che valutazione si può dare in sintesi sul suo operato? Sono operato dell'amministrazione. Cialente, Vabbè, insomma, Bobo Cialente ha avuto a che fare problemi. Sfido chiunque a averci a che fare. Boh, l'impressione è che, vabbè, sono state fatte scelte di un tipo, scelte di altro tipo, però insomma la sua presenza è indubitabile, no? Non mi pare che abbia agito con dilettantismi o che, non mi pare proprio. Insomma, la struttura si è trovata di fronte a qualcosa di mostruoso, no? E noi abbiamo fatto processi con dei rilievi formulati nei confronti della struttura comunale da parte della procura, caduti perché i giudici hanno capito che dentro una stanza come questa ci stavano 10 strutture, va bene? 10 scrivanie, delle più disparate, dalla polizia municipale all'anagrafe, che ne so. E come può funzionare? O meglio, deve funzionare, ma come può pensarsi che tutto quello... Che tutto questo tipo di problema potesse risolversi come nell'ordinarietà, non è così? Sicché se il Comune ha risposto, ha risposto. Quindi formulare un giudizio sull'ordinarietà è complicato, perché il giudizio per forza di cose va formulato sull'emergenzialità, no? Sull'eccezionalità. Quindi paradossalmente l'ordinarietà è diventata di secondo piano, però va bene, credo che abbia funzionato, non lo so. Lasciamo stare, per carità, ognuno ha la sua tragedia, ma l'Aquila, cioè una città di queste dimensioni colpita da una cosa del genere nella storia? Boh, poche, ma nella storia secolare, non nella storia recente. Ecco, alla luce di questa valutazione positiva, a questo punto, Ma io quello che... insisto, io non amo, io dico che non si può continuare a piangere lacrime, che ce ne sono ancora fiumi da versare, che Certo. però insomma mettiamole da Parte. parte, o no? Certo. E quindi alla luce di questo, il voto del prossimo anno, che ormai comincia ad essere tema ricorrente, che voto sarà secondo lei a questo punto? Questo è, beh, insomma, io non sono politologo, dico che è complicato, e soprattutto non so fino a che punto. Allora, io sono convinto di una cosa, che i riflessi
della politica nazionale ci sono, quello, tutto ciò che viene da fuori in realtà influisce. Non credo che nel voto aquilano ci sia un giudizio negativo sul punto che abbiamo trattato poco fa, sia sul terremoto, perché bene o male, voglio dire, la gran parte delle 40.000 persone sono entrate a casa, poiché siano case moderne, sì. Voglio dire, quindi la lamentela del singolo, io sostengo che al progetto casa si sta benissimo, capito? Quelli che dicono che è un ghetto, cioè, dipende da casa e casa. Ma perché guarda, tu, i condomini sono tutti uguali, non lo so, nei condomini le pecore nere che danno fastidio ce ne stanno a mucchi, no? Quindi non si può giudicare. Io ci sto al progetto casa, vedo che c'è un, non lo so, perlomeno c'è un clima anche di solidarietà, come posso dire, che non esiste nelle comunità ordinarie. Ma quindi per il centrodestra è difficile andare a inserirsi in questo clima, in questa positività? Allora, io ebbi quel tentativo di, neanche un'esperienza, fu un tentativo di esperienza. Io non mi stuferò mai di dire che la mia è una origine, un'estrazione socialista, no? Io ho militato nel PSI, anche quando militare nel PSI significa uscire, certo, Entrare dalle galere, perché purtroppo... Certo. Quindi la discendenza in Forza Italia era automatica, però? Beh, nel senso che io ho già detto in un'altra occasione tipo questa, sì, che il PSI, il Partito Socialista Italiano, pur avendo un'anima forte nel senso socialista, e noi non ci mettiamo a fare la storia, sì, del partito, però ha sempre avuto queste più anime, come si può dire, no? È chiaro che in quel momento sembrava che, oltretutto, pagava, secondo me, il PSI una sorta di emarginazione forte e voluta e scritta dalla sinistra più forte, più potente, quindi ci poteva essere anche un senso di revanchismo, c'era, no? Io credo. Beh, certo. E quindi passare a uno schieramento che tutto sommato aggregava componenti poi non così, non è che... Allora, voglio dire, Forza Italia non era fascista, no? No. Non credo proprio, no. Appunto, voglio dire, tanto dappertutto. Quindi voglio dire, aver avuto un'idea, aver consentito a mettere il proprio nome e il proprio viso per la città, appunto, io non lo... Certo. Non lo rifarei, però se me lo chiedessero dall'altra parte lo farei. Se mi dicesse il PD, facciamo un film. Dico, questo è un titolo, occhio. Facciamo un filmetto. Ti vuoi fare il sindaco della Iri? Boh, perché no, Scende in campo allora nel centro-sinistra anche l'avvocato Rossi. Perché proprio non esiste. Ma se un pazzo visionario me lo chiedesse, dice, boh, perché no? Per la città. Certo. Perché fare qualcosa per la città è sempre importante, no? Sì, io non ho fatto mai nulla di diretto per la città, posso avere un ruolo indiretto perché per quello di cui stiamo parlando oggi, ma... E il suo amico D'Alfonso che la voleva alle regionali, invece? Ma sai, io poi feci quella sortita, sì, non te la ricordi, no? Ma sai, quello è quello che ho detto quel giorno. No, ma Luciano, io sono tuttora suo amico, è difficile acchiapparlo perché pensò di costruire una serie di visi, che ne so, una serie di partecipanti che potessero servirgli. Ora, io quello che continuo a dire è che non gli serviva. Luciano D'Alfonso avrebbe vinto lo stesso, come avrebbe vinto Renzi lo stesso. È un momento storico così. Lasciamo stare che poi lui è anche un ottimo comunicatore, no? È uno che quindi ha bisogno fino a un certo punto delle liste, dei listini, delle listucce di questo sistema politico che secondo me non ha più ragione d'essere, no? Da Berlusconi in poi, tra virgolette, oggi vale 100 volte, milioni di volte di più. Ma insomma, Magrillo c'ha i partitini, c'ha le listine, non gli serve. Basta la sua capacità comunicativa per catturare il consenso che cattura. A me non mi cattura, però. Tre Grillini non ci andrebbe? No. No, non ci andrei. Questo lo posso togliere, non ci andrei. Non mi interessa. Senta, e D'Alfonso ce la farà a diventare ministro, secondo lei, come vuole? Non ho la mia idea. Può farcela? Non lo so, li saliamo a livelli alti. Beh, e ci sono, io so, per così, per sentito dire, per colloqui con chi se ne intende, con chi ci sta dentro, insomma, ci sono settori, aree del paese, non so, per esempio quella alla quale appartiene Del Rio, che noi siamo pulci, capito?
Per carità, lui può, siccome ha le maniglie per accedere anche a quei livelli, nessuno glielo potrà negare. Però come area noi siamo, insomma, già che abbiamo un vice ministro importante, vabbè, persone di qualità, sicché non vedo perché no. Non so dire. So questo. Ringraziamo l'avvocato Stefano Rossi, a presto. Io ringrazio voi dell'augurio. Anche se è uno di quei compleanni tremendi, perché non sai se devi festeggiare l'anno in più o devi pensare all'anno in meno. Allora dipende se ti poni ottimisticamente o pessimisticamente. Ottimisticamente è un anno in più, pessimisticamente è uno di meno. Grazie. Va bene, grazie a voi.